schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo qui nel social club, nella mia pagina del social club, perché voglio insegnarvi a mettere, diciamo, dei colori moddati nelle vostre crew e ad avere dei colori particolari. Io proprio per questo scopo, diciamo, ho una mia crew creata appositamente per questo, che si chiama Change Color, dove faccio tutti i miei esperimenti per quanto riguarda i colori, ragazzi. Quindi andiamo a vedere subito di che cosa si tratta e di che cosa sto parlando. Allora, in primis dovremmo essere amministratori di una crew o consiglieri, insomma, qualunque cosa che ci permetta di poter modificare, diciamo, la crew. Quindi a questo punto, ragazzi, come vedete, io qui ho il trasparente qui, e se vado a cliccare qui sotto non c'è nessun colore, ragazzi. Perché? Perché ho messo un colore moddato. Allora, per farvi capire meglio di che cosa sto parlando, questi sono tutta una serie di colori moddati, chiamiamoli così, che con l'aggiunta di perlescenti cambieranno proprio radicalmente il colore. Poi parliamo del codice esadecimale, delle estensioni aggiuntive. Allora, le estensioni sono queste: AAA, FFF, 555, 0 e 00. Sono delle estensioni che vanno applicate a dei colori, colori anche colori qualunque, comuni, che il social club non ci lascia applicare normalmente. Noi con queste piccole estensioni e passando per altre vie potremo applicare questi colori. Adesso cercheremo di capire bene di che cosa sto parlando. Per esempio, ragazzi, allora, se io tentassi di incollare questo codice esadecimale, questo qui, ok, andiamo a copiare, facciamo copia e andiamo a tentare di incollarlo qui. Innanzitutto non andrebbe, diciamo, tutto il codice. Perché? Perché andrebbero solamente poche lettere di questo codice, 991A00. Quando io andrei a salvarlo, salverei forse il colore, ma non è il colore che io voglio salvare, ragazzi, non è questo il colore che io voglio salvare, ma è un altro, ragazzi. Allora andiamo a vedere. In pratica quello che noi avevamo tentato di salvare è questo 2E0800AA, che non ci ha fatto salvare. Quindi per salvare questo colore che cosa dobbiamo fare? È semplicissimo, ragazzi. Andiamo in ispezione elemento o analizza elemento nel caso di Firefox e andremo a cercare le stringhe che ci interessano, le stringhe marcate input, ragazzi. Quindi abbiamo input id crew color valore 991000, ok? Adesso andiamo a cambiare questo valore, che è quello che abbiamo impostato ora, quel rosso brutto di merda. Lo andiamo a cambiare. Quindi andremo a selezionare la nostra, il nostro valore, lo evidenziamo, incolliamo l'altro, che poi vi lascerò i link in descrizione degli altri valori, e lo selezioniamo, ragazzi, e gli diamo invio. Poi dobbiamo modificare un'altra stringa, che è sempre input, ragazzi. Quindi andiamo a cercare l'altra stringa, spam 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 div, vediamo se la trovo. No, mi sembra che sia più sopra.
perché comunque dobbiamo modificarle tutte e due le stringhe, eccola qui. E questa stringa, allora, una è questa e si chiama crew color, ok, e dovete cambiare il valore. L'altra è questa qui, che si chiama create crew form color, e quindi anche qui andremo a cambiare il valore, andremo a impostare il valore che noi vogliamo impostare. In questo caso facciamo doppio clic, selezioniamo tutto quanto quello che vogliamo cambiare, facciamo tasto destro del mouse, facciamo incolla, incolliamo il valore che è 2E0800A e diamo invio, ragazzi. Dopodiché possiamo chiudere tranquillamente la finestra di ispezione elemento e andremo a salvare la crew, ragazzi. Facciamo salva crew. Se non fate questo passaggio non ve lo salva. Ora voi non vedete un cazzo qui, vedete che il colore è rimasto sempre quello, però se io ricarico la pagina avremo un colore trasparente, ragazzi, che il colore trasparente, adesso entriamo nella pagina della crew, è questo qui, ragazzi, è un colore che non ci lascerebbe mai mettere il social club, e questo è l'unico modo per mettere questo colore. Ok, ragazzi, spero che questo tutorial sia abbastanza chiaro. Io adesso vi metterò questi 10 colori in descrizione, poi ne andrò a mettere una settimana di questi colori, con il pearlescente consigliato da mettere con questi colori. Ok, ragazzi, quindi io, come ho già detto, vi lascerò questi colori. Se volete vi lascerò anche le estensioni aggiuntive relative da mettere nei codici esadecimali, in pratica, per poter sperimentare colori nuovi come volete voi, insomma. Però io intanto vi lascio le catture di questi colori con il relativo numero, insomma, di questi colori. Vedete, qui ce ne sono 10, io ve ne voglio lasciare 10 questa volta. Poi ogni settimana andrò a mettere dei colori, insomma, dei colori nuovi. E come ho già detto, vi lascerò gli screen di ogni singolo colore e con il numero, non so, hashtag 6 è quello lì, hashtag 8 è quello lì, hashtag 10 è quello lì, ragazzi. Quindi, detto questo, vi lascio al resto del video per vedere i colori. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.